Su cosa è cambiato e su cosa non è cambiato, sia dalla mia esperienza personale sia avendo parlato con questi ragazzi e ragazze. Ad esempio, cioè per quanto riguarda il coming out, io l'ho sempre diviso mentalmente appunto tra il coming out con gli amici e il coming out con i genitori, che mi sembrano due realtà completamente separate. Perché ho notato che, salvo alcune eccezioni, la stragrande maggioranza dei ragazzi e delle ragazze fa coming out prima con gli amici e poi passa molto tempo prima di dirlo ai genitori, che sono visti proprio come. Cioè non si torna più indietro da quella situazione, non si sa cosa potrebbe succedere, quindi si tengono come ultimo coming out, ecco. E, cioè, per quanto riguarda le amicizie, appunto, mi sembra che le cose negli ultimi anni siano cambiate moltissimo. Nel senso che c'è in generale un'accettazione molto, molto più alta, cioè, molto più forte rispetto a poco tempo prima, ecco. Cambia molto da scuola a scuola, come diceva. Cioè, per quello che ho potuto vedere, alle scuole medie la situazione è ancora molto drammatica. E, per quanto riguarda le scuole superiori, è più nei professionali, mentre nei licei, cioè, per quello che ho potuto vedere, appunto, constatare, bene o male uno può dichiararsi in classe, cioè, almeno sto parlando dell'esperienza che ho avuto qua nel nord Italia, poi non so quanto sia. Comunque, se qualcuno si dichiara in classe, a parte un po' di stupore generale, un po' la curiosità, le domande all'inizio, magari c'è uno che. Insomma, un po' omofobo, magari non, magari si allontana, insomma, non ti parla più cose di questo tipo, ma in generale si può continuare a vivere tranquillamente e anzi si può cominciare davvero a essere tranquilli perché non bisogna più continuare a nascondersi, insomma, ad avere delle amicizie con cui non puoi neanche parlare di quello che sei sentimentalmente parlando, nel senso, sto aprendo mille discorsi in modo No, no, va bene, va bene, va bene, benissimo. nel senso che. Quando hai gli amici prima di fare i coming out, loro ti parlano e mi piace questa ragazza, c'ho la ragazza, queste cose qua, e tu ascolti, dici bello, però intanto ti tieni tutto dentro, non puoi neanche parlare delle tue cotte, qualcosa di questo tipo. E, cioè, a livello di amicizia si perde tantissimo e questa cosa cioè, può cominciare soltanto dopo il coming out per l'appunto. E da questo punto di vista la situazione è molto migliorata. Dal punto di vista dei genitori, invece, ho notato una cosa paradossale. Tra l'altro, non sapevo questa cosa che all'estero, nonostante la società sia generalmente migliore, i genitori sono comunque indietro, ecco. E l'avevo notata, cioè, l'avevo notata diversamente, nel senso che, cioè, per esempio, mio padre, comunista irriducibile, praticamente quando ancora non avevo fatto coming out, c'era per esempio Luxuria che era andato all'Isola dei Famosi. E io avevo cioè, l'avevo visto la notizia in televisione e l'avevo criticata perché insomma detesto i reality show e praticamente dicevo ma guarda te se una deputata di Rifondazione così deve andare a fare un programma di questo tipo e mio padre mi aveva risposto vabbè comunque è importante perché così almeno gli italiani anche quelli che guardano i reality show possono conoscere la realtà transessuale queste cose qua oppure parlava bene di Vendola e cose di questo tipo. Appena mi sono dichiarato io, gli è cascato il mondo. Mi ha detto che era come avere rapporti con le galline, o poi mi ha portato dallo psicologo, dal neurologo addirittura, e cose di questo genere. Quindi, cioè, anche se a livello biologico i genitori accettano la cosa, quando poi capita in prima persona, effettivamente è tutta un'altra questione.